Agghiacciante. Sentite questo video. Il PD, Emiliano del PD, ammette candidamente che parla con i boss mafiosi e gli affida De Caro. Ascoltate il video. Perché è cominciata così l'antimafia di Antonio De Caro. Sentite, questa è l'origine vera. Bussa alla porta, entra bianco come un cencio e mi dice: vedi che sono stato a Piazza San Pietro? E uno mi ha messo una pistola dietro la schiena, non abbiamo mai saputo se era veramente una pistola o un dito molto duro, quel che è sicuro è che così è andata, perché lui stava facendo i sopralluoghi per la ZTL di Bari Vecchia. Io l'ho preso in due, andammo a casa della moglie, della sorella di Antonio Capriati, che era il boss di quel quartiere, e io gli andai a dire: vedi che questo ingegnere è assessore mio, deve lavorare perché qui c'è il pericolo che i bambini possano essere investiti dalle macchine, quindi se ha bisogno di bere, se ha bisogno di assistenza, te lo affido. Avete capito bene? Dice: prendo, vado dalla sorella del boss e gli affido De Caro. Ascoltate ancora bene. Io l'ho preso in due, andammo a casa della moglie, della sorella di Antonio Capriati, che era il boss di quel quartiere, e io gli andai a dire: vedi che questo ingegnere è assessore mio, deve lavorare perché qui c'è il pericolo che i bambini possano essere investiti dalle macchine, quindi se ha bisogno di bere, se ha bisogno di assistenza, te lo affido. Ecco, con i boss non si tratta, non si affidano le persone ai boss. Ma cosa significa te lo affido? I boss si denunciano, le persone si affidano alle procure. È gravissimo quello che è accaduto e certo merita una grande attenzione da parte delle procure competenti, perché in Italia con la mafia non ci si affida, con i boss, ai boss non ci si affida, li si denunciano, ci si affida solo ed esclusivamente alle procure.